Sono uscite, Don Vinicio, i risultati dell'autopsia sul corpo del povero Emmanuel, ucciso lo scorso mese di luglio. I risultati non confermerebbero quanto emerso inizialmente. Un suo commento? Ma io non sono stato testimone diretto degli avvenimenti, quindi ho sempre accettato la versione di Cineri. Adesso l'autopsia, che bisognerà esaminare approfonditamente, dirà che cosa entro i limiti del possibile è avvenuto. Certamente il pugno c'è stato e c'è stato anche il calcio, quindi qualcosa è successo. E Cinieri come ha preso la notizia? Cineri sta in una situazione di estremo stress, perché è rimasta sola, non ha parenti, non ha il gruppo dei conterranei, quindi vive una dimensione molto drammatica, perché il rischio è che si senta sola e abbandonata. Ecco, cosa si aspetta adesso dalla vicenda Ma no, io giudiziaria dico, anche? fin dall'inizio, e qualcuno ha frainteso, io chiedevo che questo avvenimento non fosse passato come una semplice zuffa tra un nostro abitante e un ragazzo straniero, ma che era nato da una provocazione gratuita e anche inutile, perché il cuore, l'inizio di tutta la vicenda parte da lì. Perché questi due ragazzi camminavano tranquillamente, quindi perché non lasciarli in pace? Che cosa è avvenuto poi? Questo non so dirlo.